Vai, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Trollini di tutta Italia, oggi che è l'ultimo dell'anno, unitevi e cerchiamo di battere il record di like per l'ultimo video dell'anno, ragazzi. Qua, ognuno di voi, raga, fidatevi, dobbiamo spaccarlo quest'anno. Devo dire, l'anno prossimo. Wow, quel video ha fatto un botto di like. Conto su di voi e vi faccio vedere che cosa succede oggi. Hola trollini, qua è Pepios e benvenuti in questo nuovo ed ultimo vlog dell'anno. Come avete letto bene dal titolo, a Capodanno solitamente si festeggia con fuochi d'artificio, botti, roba varia. Io ho fatto la spesa, ne ho comprati veramente un bel po'. Però prima di farveli vedere, tra l'altro questi già si vedono, voglio dire a quelli che non mi seguono su Instagram che dall'anno prossimo, da magari metà gennaio, avrete un nuovo logo del canale, ragazzi. Ci stiamo lavorando. Questo sarà il nuovo logo del canale e sto facendo tante cose e vi spiegherò anche che cos'è, ragazzi. Tra l'altro è una fenice, però vi spiegherò bene perché ho scelto la fenice e da quando ho aperto questo canale che volevo appunto fare la fenice e tutto il resto. Ve lo spiegherò, c'è bisogno di un po' di tempo. Ora glieli faccio vedere a mamma e mamma sicuramente mi dirà: Madonna, sei attento, sono pericolosi. Mamma, hai sbirciato già che cosa ho comprato? Che cosa sono? Tutti i fuochi d'artificio e roba varia che andremo a fare oggi. Ma questi sono pericolosissimi. Ma non sono pericolosissimi. Ma come? Questi qua sono pericolosi, oh. No, sono folle. Poi ve li faccio vedere bene. Tra l'altro li ho comprati dai cinesi, raga. Questa me l'ha regalata, quindi quando la spariamo sarà per in memoria del cinese. Me l'ha regalata. Sì, me l'ha regalata, un euro. Ma io non la sparerei. Ma no, l'ho comprata e lui mi ha detto: vabbè, questo legalo per te. Io ho detto: ok, grazie. E me ne sono andato. Trollini, eccoci all'aperto. Abbiamo portato la fifona graziana con noi. La fifona intelligente. No, ha paura, quindi ora vediamo un po'. Che tra l'altro non ha ancora visto che cosa ho comprato. Ha visto soltanto i bengala, graziana. Non vorrei vederli. Vabbè ragazzi, comunque, ovviamente voi non li sparate perché siete piccolini. Sta scritto vietati minori di 18 anni. Pure io non ho compiuto 18 anni, quindi bugia, ragazzi, è soltanto una casotto, quindi ci sta. Non ci sta, non li voglio sparare, basta. Vabbè, ok, allora vi faccio vedere che cosa abbiamo preso, perché ve li ho fatti vedere veloce, ma niente di che. Questi sono i bengala, raga. Poi abbiamo questi. Questi sono i Raudi Magnum, non ne ho idea. Raga, queste qua sono le libellule, quelle che le accendi e poi volano verso l'alto nel cielo. Queste dovrebbero essere tipo le fontane, se non ho compreso male. Vabbè, fanno tipo... E questa è la cosa che mi ha regalato il cinese. Pure. Sì, che non ho idea di che cos'è, sì, ma dovrebbe essere tipo una fontana. Tutte fontane sono. Sì, la maggior parte. E possiamo iniziare col regalo del cinese per vedere se funziona o no. Comunque questa sta scritto Photo Flash Big. Mi fai spaventare. Ah, è un photo flash. Sì, comunque. Beh, per forza ti devi allontanare, non è che resti là. Ma però almeno è silenzioso. Sì, questo è quello tenere, lo do questo un euro. Questo mi piace, silenzioso almeno. È approvato? Questo sì. Per restare in tema ho preso queste altre cose che dovrebbero essere delle specie di mini cono 2.5. Via. Beh, questa è carina, dai, questa è bella. Libellule, queste qua una volta, tanti anni fa, mi andò una polvere, un pezzettino di polvere da sparo nell'occhio. Quindi ora, perché ero piccolino, ora che sono fatto più grande ci sarò il 3 volte più attento. Quindi andiamo. Queste qua, ragazzi, non penso che le conosciate, non so se... Io non l'ho mai vista in vita mia. Come sei l'unica al mondo che non ha mai sparato i fuochi d'artificio? Avevo paura e rimanevo in casa. Attento che ci arrivo in faccia questo. Oddio. Finito. Però questo l'ho ripreso. 2,50 euro. Allora, ora ho le due cose più pericolose che io vi consiglio di non comprare. Sia perché questi qua fanno un botto di rumore, quindi i cani si spaventano. Io ne sparerò soltanto uno, giusto per il video, però poi basta. Non li sparate, ragazzi. Ah, raga, quest'anno si sono ingegnati, gli hanno messo la miccia. Quando ero più piccolo io non c'era la miccia, tu li facevi già esplodere dalla punta a punta. Ecco perché saltavano le dita. Porca io. Via. Con questi si può fare anche la stella.
Cioè, se ne mettono 5 insieme, fai una stella, dai fuoco a uno e poi prendono fuoco tu. Quindi, se per caso la volete vedere, visto che io ho ancora i raudi, non credo che li userò, fatemelo sapere sotto nei commenti, così magari vi faccio un altro episodio di questa roba. Ragazzi, siamo arrivati in un posto sperduto, però almeno qua siamo sicuri di non fare i danni, perché è un terreno, non può prendere fuoco un terreno, cioè non c'è proprio erba, è soltanto terra, quindi siamo a posto. Yeah! Lontani 8 metri, eh? Ma io pensavo che... Ah, ok. Mettiti avanti! Ma io credevo che chissà che cosa doveva succedere da qui, dalla... Boom, track. Vabbè, allora ci andiamo tre insieme. Sì. No! Beh... Vai, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Macello! Non so neanche se sono esplosi tutti. Oh yeah. Salve. Raga, considerate che ora è 1:20. Io sono appena tornato a casa, quindi questa mattina che vedete il video mi sto editando il video, quindi wow. Io volevo soltanto augurarvi a tutti quanti un buon anno. Spero che lo passiate ancora insieme a me quest'anno, che arriverà il 2019. Quindi, tanti tanti auguri a tutti. Saluto queste due persone che mi stanno seguendo su Instagram. Se volete essere salutati, fatelo anche voi. E ricordatevi che il prossimo sarà l'anno della Fenice.